Ed è con grande piacere che oggi diamo il benvenuto a Massimo Brai, direttore della Treccani, assessore alla cultura e al turismo della Puglia e anche direttore scientifico del Master di scrittura della Strada degli Scrittori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a tutti voi e agli ascoltatori. Per me è un vero piacere. Noi subito vorremmo parlare con lei di quello che è ormai diventato un simbolo, soprattutto per i giovani, la Treccani dei ragazzi. Adesso è obbligatorio avere sul comodino, per forza, questo sicuramente modo accattivante, di poter sfogliare le pagine, di una guida stimolante in 10 volumi con 2.500 voci, circa 6.000 immagini e poi 10 storie a fumetti che chiaramente potranno coinvolgere non soltanto i ragazzi, ma anche i loro genitori. Ma questo progetto, come mai? Da cosa nasce? Ma guardi, allora nasce da una riflessione che il mondo scientifico Treccani ha fatto, che è quella appunto che in un mondo che abbiamo di fronte, che cambia continuamente e in maniera assai veloce e imprevedibile, abbiamo bisogno di alcuni punti fermi. E sicuramente uno di questi punti fermi per una famiglia, per gli insegnanti, per il mondo della scuola, è sempre stato rappresentato dalla presenza di questo istituto di cultura che è Treccani. Ed è così, come dire, con questo approccio, cioè provando a dare delle risposte certe in un mondo in cui è sempre abbastanza difficile certificare la conoscenza, che Treccani ha attivato questa rete di studiose e di studiosi, di ricercatrici, di ricercatori, per definire un'opera destinata appunto alle nuove generazioni, Treccani ragazzi. Quindi sul comodino i ragazzi avranno questo libro, ma mi viene da chiederle a questo punto, lei che rapporto aveva con i libri da ragazzo? Beh, una grande passione per i libri, lo devo molto, come dire, alle molte ore trascorse accanto a mia madre, che mi spingeva a leggere, molte favole, che erano quelle delle Mille e una Notte. Mia mamma era nata in Turchia, a Smirne, e quindi ho avuto spesso un'educazione capace di confrontarmi con quelle che erano altre letterature, magari diverse dalle nostre. Con la sua capacità di farmi capire, ad esempio, l'importanza dell'incontro delle tradizioni culturali. E poi i primi libri di Calvino, Il Cavaliere Inesistente, Il Barone Rampante, L'Isola di Arturo della Morante, tutti questi forse hanno anche un po' creato quella capacità di immaginare un mondo migliore, differente. Sino ad alcune scoperte che poi hanno fatto proprio da ragazzo, come dire, hanno contribuito anche non solo alla formazione, ma anche credo al carattere. Il giovane Holden di Salinger è stato uno di questi libri che credo abbia contribuito a formare anche una generazione. Ma soprattutto, come dire, l'importanza anche proprio di un approccio alla conoscenza mediata da questo strumento oggetto della conoscenza che è il libro. E questo credo ha influenzato anche alcune scelte che poi, come dire, in età più matura, più avanzata, uno ha fatto confrontandosi con il proprio lavoro. Ma oggi come si fa a conquistare quella che viene definita la generazione Z, che è così multimediale? Ma guardi, anzitutto credo che Treccani avesse intuito che fosse necessario, come dire, dialogare con una nuova generazione con dei nuovi linguaggi. Io lo ripeto sempre, questo lo dobbiamo a una grandissima presidente che Treccani ha avuto, che è stata Rita Levi-Montalcini. Pochi anni dopo il suo arrivo e pochi mesi dopo l'inizio dell'avventura del mondo web nel 1995, quindi veramente pionieri, Treccani decide di avere un suo sito nel quale mettere a disposizione delle conoscenze proprio ai più giovani. Questo è andato avanti, devo dire, questo percorso. Oggi il portale Treccani è uno dei portali più visitati in Italia, ma soprattutto qualche anno fa abbiamo deciso di rivolgerci proprio al mondo della scuola con una nuova piattaforma digitale che è Treccani Scuola.
E anche questa, come dire, ha una scelta molto chiara, molto definita, cioè una piattaforma che ha dei contenuti certificati, proprio perché siamo convinti da una parte che occorre aiutare i ragazzi ad aprire questa meravigliosa porta che è la porta della conoscenza e dall'altra che in qualche modo bisogna davvero lavorare molto sui contenuti, non solo sugli strumenti. E questi contenuti devono essere non solo certificati, che è il mestiere che Treccani da 100 anni cerca di rispettare, ma anche affidati a quegli esperti che possano in qualche modo, anche con una buona capacità divulgativa, avvicinarsi ai ragazzi e avvicinare i ragazzi ad alcuni temi, che di sicuro sono temi che possono interessarli. In quest'opera dedicata ai ragazzi, in questi 10 volumi, ci sono tutti i temi del mondo digitale, ci sono i profili di alcuni grandi protagonisti, Jobs, Zuckerberg, Bezos. C'è però anche la capacità di far ragionare su quello che deve essere un sano rapporto tra il libro e gli strumenti multimediali. Sono due forme di avvicinarsi per avvicinare la conoscenza che in qualche misura dobbiamo sempre tenere in un dialogo vivo. Da una parte non possiamo ignorare che questa è una generazione nativa digitale, ma dall'altra è anche una generazione che dimostra grande attenzione alla lettura, alla curiosità. Io devo dire un atteggiamento non solo molto positivo, ma sono convinto che saranno proprio loro ad aiutarci a fare questo mondo migliore. Il libro poi ha anche un valore, no? come oggetto, io immagino le pagine che tu sfogli, toccare il libro, anche l'odore della carta, sono questi sentimenti che sicuramente per i nostalgici, un po' come me, si cerca anche di trasferire ai giovani, se vogliamo, perché poi comunque tutti abbiamo, nel tenere un libro in mano, abbiamo una percezione che non può essere mai sostituita magari da un dispositivo elettronico, io immagino. Ma questo, come dire, lo vediamo prendendo un treno, una metropolitana, a volte mi capita, salendo su un autobus, di vedere tanti ragazzi che hanno un libro, che lo leggono. La passione per un libro credo non potrà mai essere superata. Ci abitua anche, come dire, a quel ritmo di riflessione che forse le tecnologie ci portano a dimenticare nella loro velocità. Ma credo che il libro ci ricordi anche, come dire, il valore di una civiltà. Dicevo prima, appunto, con quelle che sono state le mie esperienze di lettura, la conoscenza di altre forme di culture da avvicinare, di grandi autori, magari di un mondo non vicino a quello con cui ci confrontiamo ogni giorno. Il libro è stato un ponte straordinario di conoscenza, di diplomazia culturale. Tutto questo non si può cancellare. Le tecnologie hanno anche però permesso di avvicinare sempre più persone al mondo della conoscenza. Credo che il compito principale sia in tutti noi che in qualche modo lavoriamo con questa materia delicatissima che sono i contenuti, per fare in modo di trasmettere dei contenuti affidabili, certificati e in qualche misura per valorizzare sempre le competenze. E questo è davvero il mestiere da sempre di Treccani. Quando ci rivolgiamo alla scuola è perché siamo convinti che gli insegnanti siano degli straordinari mediatori sociali. Svolgono questo mestiere non solo di trasmissione delle conoscenze, ma anche appunto della capacità di spiegare e illustrare il valore che può avere un libro nella formazione dei ragazzi. Un po' tutto questo è all'interno di Treccani Ragazzi, che da una parte presenta quelle che sono alcune conoscenze storiche necessarie nella nostra formazione, dall'altra appunto in qualche modo fa questi grandi salti in avanti spiegando il valore di alcuni linguaggi della contemporaneità, che sono linguaggi legati alla musica contemporanea, legati alla street art, legati all'arte contemporanea, e dall'altra, come dire, sono capaci di far riflettere su alcuni grandi nodi problematici che dovremo affrontare, ad esempio l'ambiente. L'ambiente nelle voci di Treccani Ragazzi rinvia anche a tutto il grande tema dei cambiamenti climatici, di come appunto dobbiamo trattare i rifiuti, di una certa educazione civica nel rispetto appunto dei luoghi in cui viviamo, anzi in cui conviviamo. Tutte queste voci credo aiutino un ragazzo anche proprio a creare quella serie di percorsi
all'interno della conoscenza, guidati da un editore, da un istituto di cultura che ha da sempre scommesso nel valore della cultura e della conoscenza. In questo periodo stiamo assistendo in qualche modo, se vogliamo, a una perdita del valore forse della cultura, che ha aumentato delle diseguaglianze sociali. Secondo lei, come si possono salvare alcune certezze della nostra cultura? Beh, la pandemia ci ha messo di fronte a un grandissimo problema, che è quello che abbiamo rischiato, rischiamo ancora di perdere alcune delle manifestazioni culturali più importanti, soprattutto nella storia del nostro paese. Il fatto che ancora i musei, i teatri, i cinema, gli archivi, le biblioteche debbano restare chiusi oppure aprire pochi giorni sono sicuramente un momento da guardare e da seguire con attenzione. Non possiamo permetterci né di tener chiusi a lungo questi luoghi, ma soprattutto di in qualche misura punire quelle che sono le professionalità all'interno di questi luoghi della cultura. Però è anche vero che la cultura, proprio in questo periodo terribile, la pandemia, ci ha mostrato che è uno straordinario strumento di comunità, di capacità di resistenza a quello che stavamo vivendo. Oggi dobbiamo disegnare il dopo pandemia, dobbiamo farlo consapevoli che tra i grandi problemi, ho parlato prima dei problemi relativi all'ambiente, al clima, ce n'è un altro, quello delle diseguaglianze sociali. Dobbiamo lavorare molto su tutti i temi di inclusione sociale, dobbiamo ridare a tutti i nostri giovani, ragazze e ragazzi, l'opportunità di aspirare a poter in qualche misura confrontarsi con la possibilità di avere una borsa Erasmus, di conoscere una realtà al di fuori del nostro paese, perché questo è un segno di democrazia. Tutto questo in Treccani ragazzi credo che sia spiegato bene, e spiegato come la democrazia del futuro si costruisce con delle scelte coraggiose che vanno fatte oggi, ed ecco perché ci sono voci sul valore dell'eguaglianza sociale, della scuola, di tutti quei luoghi che sono luoghi della cultura e luoghi della democrazia. Il mondo del libro sta scontando chiaramente anche un periodo difficile, a cui seguirà poi anche una ripresa difficile. Voi già come state affrontando tutto questo? Guardi, l'anno della pandemia è stato un anno molto difficile per tutti i mestieri culturali e quindi anche per chi lavora nella filiera del libro. Devo dire però che da parte soprattutto delle donne, degli uomini, degli italiani, c'è stata una reazione positiva. Adesso vediamo quelli che saranno i primi indicatori sulla lettura, però sembrano positivi anche rispetto al 19, che è segno anche di come questa filiera ha saputo reagire. Pensiamo ad esempio alle piccole librerie di quartiere, si sono date da fare in maniera intelligente per consegnare un libro anche prima dei tempi a volte straordinari di grandi distributori, di player internazionali, e lo hanno fatto perché hanno non solo capito che era importante in questo periodo in cui eravamo chiusi in casa consegnare un libro, ma lo hanno fatto anche per dimostrare la vivacità del mondo editoriale e di tutte le librerie italiane. Questo secondo me è un segno molto importante. Oggi bisogna rafforzare queste che sono state delle esperienze positive, dobbiamo aiutare gli editori a credere sempre di più in questo lavoro, che a volte è un lavoro di nicchia, ma è un lavoro di qualità, perché come Treccani appunto insiste e lavora su un segmento, quello dei libri di grande formato, dedichiamo moltissima attenzione ai libri d'arte, al modo in cui sono stampati, a quella che è la ricerca iconografica. Tutte queste nicchie sono, credo, la risposta migliore a quelle che sono a volte delle scelte quantitative. Credo che il Paese debba e possa vincere scommettendo proprio sulla qualità, e questo credo che sia uno dei momenti di riflessione che occorrerà fare. Alcuni giorni fa si è svolto un incontro, ormai sempre in streaming online, dedicato al centenario della nascita dello scrittore siciliano, e quindi un po' giochiamo in casa, in questo caso Leonardo Sciascia. Si è parlato di alcune delle parole, sei parole da ricordare: terra, pane, donne, mistero, giustizia e diritto. Ma queste parole oggi che valore hanno? Beh, innanzitutto siamo stati molto, davvero è stato un grande onore che il Comitato per il Centenario abbia deciso di
tenere, come dire, la prima apertura di incontri proprio sul portale treccani.it. Per noi è stato un bel riconoscimento che questa è un'istituzione solida. Alcune di queste parole hanno un grande valore, penso a terra, donne, diritto, giustizia. Sono parole che Sciascia giustamente metteva al centro dell'attenzione delle classi dirigenti. Credo che siano ancora oggi, debbano essere al centro. Terra è l'attenzione che dovremmo rivolgere all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. Qui le parole di Papa Francesco nella sua prima grande enciclica, nella Laudato Si, sono state straordinarie, ma anche appunto pane, donne, giustizia e diritto sono parole che in qualche modo ci richiamano ad alcuni bisogni di giustizia sociale, come dicevo prima, di attenzione non solo verso le diseguaglianze. Il mondo delle donne dobbiamo fare in tutti i modi per arrivare ad alcune parità necessarie, che sono parità di rappresentanza, parità appunto all'interno di quello che appunto sono i compensi che vengono riconosciuti. Sono grandi temi quelli che Sciascia sottolineava, che a mio avviso hanno ancora bisogno non solo di essere sottolineati, ma davvero che diano avvio ad alcune scelte che credo da una parte porteranno alla luce che questo non è solo un momento celebrativo per Sciascia, ma è una grande opportunità per il Paese per fare delle scelte. E con queste parole così belle di Sciascia, che dobbiamo tutti ricordare, la ringraziamo per essere stato nostro ospite e speriamo di poterla rincontrare presto.